Secondo giorno di fiera, sabato 19 marzo, che tra l'altro è anche la festa del papà. Anche oggi una bellissima giornata, un bel sole che sicuramente spinge gli spezzini a riversarsi ancora più numerosi tra le vie interessate dalle bancarelle, ma anche tra le vie del centro dove è presente lo sbarazzo, quindi dove i negozi metteranno degli stand fuori dalla propria attività con appunto i loro prodotti. Oltre 580 bancarelle, lo abbiamo ricordato ieri, che sono invase letteralmente da visitatori, non soltanto spezzini chiaramente, ma provenienti un po' da tutta l'Italia. Un'affluenza già da record, sono state superate le aspettative, complice sicuramente anche le bellissime giornate che danno così il benvenuto all'imminente arrivo della primavera. Uno dei momenti tipici di questa fiera di San Giuseppe è, diciamo, l'assaggio del brigidino. Come viene fatto? Il brigidino è un impasto di uova, farina, zucchero e anice. È un'invenzione di una suora nel 1400-1500. Per un errore pare che mentre faceva le ostie ha sbagliato gli ingredienti e gli è venuto brigidini. Ecco, un banco pieno di dolciumi, è davvero il brigidino quello che attira di più i visitatori? Sì, è il croccante. Anche, ma il brigidino è quello che va per la maggiore. C'è davvero chi viene in fiera solo per prendere il panino, ma una curiosità, a che ora avete dato il primo panino questa mattina? Beh, alle 8 già si davano panini, perché è una tradizione qui ormai, per cui... Ecco, la porchetta, il panino con la porchetta è proprio davvero il tipico alimento che si mangia qui in fiera. Sono in tanti gli spezzini che lo richiedono. Io penso proprio di sì, fa parte della tradizione della fiera di San Giuseppe. Ormai la Spezia è tradizione, la porchetta ci vuole. Ecco, voi da dove arrivate? Quanti anni contate di partecipazione a questa fiera? Noi siamo di Viareggio e è tanti anni che si viene e pensiamo di continuare ancora per tanto. È una bella fiera. Ieri sera a Chiavari e questa mattina già pronti qui alla Fiera di San Giuseppe con lo stand dello Spezia, con la novità della Pecar. Come sta andando? Bene, siamo belli freschi e riposati, saluto la gente. Dopo Chiavari, sì, una partita così, però oggi ci divertiamo, belle giornate di sole, stiamo vendendo qualcosina di tutto il prodotto merchandising dello Spezia Calcio, quindi a parte la porchetta e la birretta che ci vuole sempre nella Fiera di San Giuseppe, e poi grazie anche alle hostess e la petta che naturalmente domina nei nostri stand, e andiamo avanti. Poi tre belle giornate di sole, una bella intervistatrice, quindi che cosa vuoi di più dalla vita? Gruppo femminile dell'Arcicanaletto, un gruppo nato ormai più di 20 anni fa, un gruppo molto attivo, impiegate alcuni dei vostri pomeriggi proprio per creare con le vostre mani tanti oggetti che poi hanno un fine solidale. Esatto. Di che cosa si tratta? Si tratta di lavori manuali, ognuno praticamente, non c'è nessun maestro, e ci scambiamo quello che sappiamo uno con l'altro, e si tratta appunto che facciamo questi lavori, poi li diamo in offerta, la cifra che uno è, quello che può, e poi li devolviamo a questi enti di solidarietà, di ricerca. Nei primi anni l'avevamo dato al centro vita, questa volta l'abbiamo dato alla pubblica assistenza. Ecco, infatti siete proprio qui in fiera, non a caso proprio a fianco alla pubblica assistenza della Spezia, perché il ricavato di ciò che raccoglierete durante la fiera sarà proprio devoluto in loro favore. Sì, completamente il tutto. Letizia Nel Cuore, una onlus che partecipa per il terzo anno alla Fiera di San Giuseppe, perché proprio anche in occasione della fiera che poi è nata questa onlus, una onlus che prende un po' il nome di una bimba meravigliosa che ormai tanti conoscono. Qual è, diciamo, il vostro obiettivo, la vostra missione?
Il nostro scopo è quello di aiutare il più grande numero di bambini, possibilmente magari con alle spalle anche delle situazioni un pochino particolari, che hanno dei grossi problemi che possono andare dalla paralisi cerebrale alla spina bifida e quant'altro, e siamo riusciti ad affidare ad ognuno di loro un educatore, persone veramente molto in gamba che si adoperano come possono. E grazie ovviamente alla beneficenza che ci viene fatta dalle persone, sia dalle persone normali che talvolta da enti di una certa importanza. Siamo riusciti a portare alcuni di loro a cavallo, in strutture adeguate ovviamente, ed anche in piscina, sempre grazie anche alla collaborazione di persone, di operatori che si offrono con diciamo delle collaborazioni importanti nei nostri confronti anche a livello economico. Ecco, tutto questo non sarebbe possibile senza tanti atti di solidarietà che per fortuna le persone, diciamo, fanno, e in questo caso nei giorni della fiera un piccolo gesto che può fare la differenza. Assolutamente fa la differenza, non sarebbe assolutamente possibile tutto questo senza di loro.